Io volevo che cambiassero il loro punto di vista e si rendessero conto delle difficoltà che sono le barriere architettoniche di Arezzo. È questa la sfida lanciata da Ilaria Bidini, una giovane aretina affetta da osteogenesi imperfetta che da anni si batte per l'abbattimento delle barriere architettoniche ma anche mentali, un aggiro della città in carrozzina. Una sfida accettata dall'assessore alle politiche sociali del comune di Arezzo, Lucia Tanti, e dai consiglieri comunali Federico Scapecchi ed Angelo Rossi. Penso sempre che sperimentare aiuta più che capire, perché quando hai sperimentato capisci due volte. Quindi questa è una sfida che ha lanciato Ilaria, molto intelligente secondo me, è una sfida che credo ci debba un po' interpellare a tutti, perché magari c'è chi è più fortunato e chi meno in alcune cose, poi una mattina ti può succedere qualche cosa di nuovo e di difficile da gestire. E allora mettersi nei panni di chi si trova in queste situazioni non è moralismo, non è neanche buonismo, è avere un punto di vista più consapevole. Il tour in carrozzina ha preso avvio da Piazza del Comune. Prima tappa, raggiunta non senza difficoltà, è stata Piazza Grande. Fatica. E ho fatto 20 metri. Il percorso in carrozzina è poi proseguito sempre nella parte storica di Arezzo, solamente poche centinaia di metri ma che hanno portato a vedere la città da un nuovo punto di vista. Per ora ho capito che ci vogliono tante braccia per andare avanti e adesso vediamo che la semplicità anche di entrare in un bar magari semplice non è. E questo quindi non è giusto oggettivamente nel 2018. Mi auguro che questa sfida che ho lanciato serva intanto per capire alcune cose. Penso che se non lo capisci io sì, è impossibile. E poi che comunque si inizi un po' a mettere nero su bianco quello che c'è da fare per rendere Arezzo accessibile a tutti.